Beh, amici, dopo Moreno Cedroni ad Acqualagna con Neri Marco Re, dove il tartufo è andato nel massimo splendore mediatico, oggi siamo in una bellissima azienda, la fattoria San Lorenzo di Natalino Crognaletti, qui a Montecarotto, padre del Verdicchio, che però ha, diciamo, quest'anno Natalino ci segnala qualche criticità sul paradiso. Sì, diciamo che abbiamo preso una bella grandinata, e la produzione non era all'altezza, quindi non si fa, è un marchio che salta l'annata perché... È la lacrima. Sì. Ecco, però quando il vino di Natalino va sulle tavole di tutto il mondo, compresi i ristoranti più famosi, ecco, che cosa accade nel cliente che assaggia il tuo vino? Cioè, i sapori, gli odori di questa tua... chicca vitivinicola, tu sei un viticoltore di serie A, ti conosciamo benissimo ormai, e quindi c'è un rapporto tra te e il tuo fruitore dei tuoi vini che è molto importante, tanto è vero che ci siamo trovati spesso ad assistere alle degustazioni dei vini presso la tua cantina. Ma diciamo che la prima cosa è un grande rispetto, no? Cioè, tu rispetti l'alta ristorazione, che anche loro lavorano tanto per arrivare a quel livello, naturalmente c'è un rispetto, cioè loro sono felici di lavorare i miei vini perché il mio impegno c'è e spero che praticamente le stagioni ci aiutino, perché l'impegno solo basta, ma fino a un certo punto, certo. Serve anche un po' d'aiuto da parte della natura. Ma io credo che la natura purtroppo ormai l'abbiamo compromessa abbastanza, e se non facciamo una retromarcia credo che andremo sempre a periodi peggiori a livello ambientale. Però dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare alle nostre produzioni con un occhio anche rivolto alla politica, perché la politica deve correggere il tiro su quello che è la questione ambientale. Sì, la politica sicuramente ci aiuta, ma la politica siamo anche noi per fargli fare delle scelte. Dobbiamo cercare di lanciare dei messaggi dove praticamente loro dicano ok, questo si deve fare, certo. Perché se no ne parliamo solo ma poi il risultato non c'è, invece certo. È ora che passiamo ai fatti, non ci sono solo le parole. Ecco, alla nostra regione Marche, diciamo che si occupa di agricoltura, che cosa possiamo suggerire? Per quello che si vede ultimamente le Marche stanno andando bene, sì. Cioè c'è un buon lavoro dietro all'agricoltura, alle cose. Il suggerimento è quello di aiutarci per andare sempre meglio, perché l'economia nostra è l'economia che fa girare tutta la regione.